27esima edizione della Mostra delle Ciliegie di Maser. Siamo in compagnia del presidente della Proloco, Andrea Bordin. Come si svolge la giornata di oggi? Buongiorno a tutti intanto. La giornata di oggi si svolge intanto con l'inaugurazione e la sfilata con le varie associazioni di Maser, la banda e le varie autorità. E poi su nella villa c'è la mostra vera e propria con i carretti tipici, le ciliegie di Maser. Poi qui nel parco c'è la vendita delle ciliegie di Maser effettuata dalla Proloco. In più ci sono i vari mercatini dell'hobbistica e tutti gli asili e le scuole di Maser che vendono qualcosa per raccogliere fondi per le loro attività. Un prodotto che sta aumentando anche la propria produzione perché si sta allargando a più di un mese, più di 30 giorni, si arriva anche a 35 giorni tra le primizie e le tardive. Quindi anche un interesse, un mercato appunto che prende anche un certo valore. Consigliere provinciale Tommaso Razzolini, qual è l'importanza di questi prodotti in un territorio della provincia di Treviso? Ma l'importanza è sicuramente molta perché la provincia di Treviso è una provincia eterogenea e quindi ha vari prodotti tipici da valorizzare sia per quanto riguarda l'agricoltura sia per quanto poi riguarda appunto le PPL, piccole produzioni locali. La ciliegia oggi, noi siamo a Maser per questa mostra della ciliegia ed è molto importante perché abbinare il nostro paesaggio, il nostro territorio insieme appunto al prodotto tipico è sicuramente un vantaggio per il turista che arriva, perché siamo in un periodo di crescita turistica, dobbiamo essere pronti ad affrontare questa sfida. È una sfida che sarà anche un po' il nostro futuro dell'economia locale, perché al di là appunto dei prodotti tipici che sono fondamentali e importanti, anche il turismo non scherza e quindi dobbiamo essere veramente pronti, capaci e abili ad affrontare al meglio questa sfida. Allora, sappiamo che c'è una Proloco del tutto nuova, rinnovata. Sì, è stata rinnovata con il nuovo presidente qua presente, Andrea Bordin, l'anno scorso, perché il presidente uscente purtroppo aveva problemi. Abbiamo cercato di fare il meglio possibile quest'anno, purtroppo abbiamo poche persone che ci danno una mano. Dobbiamo cercare aiuto nei vari comitati che cercano anche di loro mandare quelle persone che purtroppo riescono a mandare. Si cerca sempre di fare il meglio, tutto qua. Questo è quello che abbiamo creato quest'anno. Il tempo ci sta aiutando e spero che continui così. Carlo, come sono le ciliegie quest'anno? Le ciliegie, le prime sono partite un po' male, diciamo, ma adesso stiamo recuperando bene. Sono un espositore, prepara le ciliegie. Stamattina ha fatto la sfilata anche con la pianta di ciliegie, perché ci tengo tanto, chissà da quanti anni, 27 anni, non ho mai mancato una di queste esposizioni, facendo ogni anno una cosa diversa. Sono orgoglioso, sono contento e anzi vorrei che tanti prendessero piede nella nostra zona di coltivare il ciliegio, perché è una ricchezza.